except for one. Ciao a tutti, grazie per essere tutti presenti, ringrazio tutti i giornalisti che sono presenti. Il Teatro Comunale di Manfredonia è una residenza teatrale, una delle 14 residenze teatrali pugliesi. Fa parte del circuito Teatro Abitati, un progetto promosso dal Teatro Pubblico Pugliese. Ciao, che ti dire che la compagnia è residente. Salvo quotidiano Manfredonia, siamo all'interno del Teatro Comunale Lucio Dalla con Cosimo Severo, direttore artistico, regista, dunque la compagnia bottega dell'Apocrifi del Teatro Lucio Dalla, qui per questo report che si chiama Teatri Abitati, Rete del Contemporaneo, dunque una presentazione dell'attività della compagnia nel 2011, paragonata all'annualità precedente, soprattutto in termini di impatto sul territorio economico di quelle che sono state le vostre attività. Sì, quello che noi presentiamo stamattina è i dati che riguardano i due anni di attività 2010-2011 della residenza teatrale a Manfredonia, del Teatro Comunale di Manfredonia. Uno spaccato generale su quelle che sono le residenze state in Puglia, che sono tuttora, è quello che è nello specifico i nostri dati. Quello che viene fuori sono dei dati che in qualche modo ci danno tutte le indicazioni su in che direzione stiamo andando, dall'altra parte ci mettono in risalto anche dei nodi di criticità che vanno assolutamente affrontati. Sì, tra le principali, diciamo, attività sono quelle dei laboratori, per esempio dell'esperienza residenza in movimento. Qui è molto simpatico, si parla di aver dato spazio anche alle compagnie senza tetto, di averle tutorate in qualche modo. Sì, quello che la nostra residenza in che cosa è consistito è la programmazione, la gestione dello spazio, la produzione e anche la formazione. Nella formazione ci sono le attività di laboratorio e quindi l'attività sul territorio specifica, quindi con l'attività con le scuole, con le persone che si iscrivono, i cittadini della città, e poi anche la possibilità che abbiamo preso in considerazione di allargare a quelle compagnie più piccole, peraltro pugliesi, senza tetto, come eravamo noi, insomma, come erano le compagnie prima di Teatri Abitati, certo. Per poter meglio produrre, poter avere uno spazio per produrre. E noi lo faremo, per esempio, partirà da giugno l'ultima tranche di questa residenza 2010-2012 con una compagnia che ha vinto Ponenti Spiriti nel 2010 che si chiama Cuziba. Ok, noi abbiamo detto questi report del 2011, teatro e anche lavoro, occupazione. Ricordiamo però nel 2013, l'anno prossimo, scadono l'ultima tranche dei fondi al Teatro Burgo Pugliese, i fondi per continuare a sostenere per 2007-2013, per continuare a sostenere l'attività. Che futuro dunque c'è per la compagnia adesso, la scadenza di questi fondi? Quello che noi pensiamo è che la residenza ha dato la possibilità di creare dei fattori di moltiplicatori, cioè a fronte di un finanziamento pubblico regionale dei fondi FESDR, la compagnia e la residenza è stata in grado di generare altri fondi. Naturalmente senza questi fondi rischiano che anche quegli altri vengano meno. Significa la capacità di reggere senza un contributo pubblico per qualsiasi attività culturale è praticamente impossibile. Voi di che somma avete beneficiato, diciamo, il progetto ha nel 2 anni e mezzo sono al netto dell'IVA credo un 180.000 euro. Quante ne servirebbero per continuare? No, nel senso che però questi 180 sono duplicati quasi nell'arco di questi 2 anni e mezzo per l'intera nostra attività. D'accordo, va bene. Allora, ringraziando il regista, direttore artistico della compagnia Bottega d'Apocrifi, Cosimo Severo, buongiorno, Nazione di Stato, grazie. Grazie a voi.